vanno a rilento e non sono stati completati come promesso gli interventi di pulizia del litorale giugliese. Sono ancora molti detriti, in particolare nella zona centrale, che devono essere raccolti e rimossi, condizione che sta creando disagio agli operatori pronti a ricevere i turisti per questo ponte del 2 giugno, una vicenda su cui è intervenuto il segretario del Consorzio dei Balneatori Gabriele Albani, che attacca l'attuale gestore dei rifiuti urbani. La ditta di Odore Ecologia, a suo dire, è troppo lenta nello svolgere le operazioni di pulizia delle spiagge. Purtroppo dopo un inizio d'anno assolutamente siccitoso, per cui non è stato necessario raccogliere nessun tipo di materiale sulle spiagge, le famose piogge di maggio fino al 19 hanno creato questa situazione. I fiumi, che ovviamente non sono stati affatto manutenuti, hanno riversato diverse tonnellate di materiale sul nostro litorale. E purtroppo i tempi di reazione sono stati lenti, per cui oggi, 1º giugno, apertura ufficiale della stagione balneare, abbiamo ancora le tracce di pneumatici delle ruspe sulle spiagge, abbiamo ancora la battigia con detriti diffusi e ancora dei mucchi da tirare via. La cosa che preoccupa è che oggi è l'ultimo giorno per le ruspe per intervenire. Sì, in realtà oggi non sarebbero potuti intervenire con le ruspe, perché appunto oggi inizia la stagione balneare, quindi i mezzi sarebbero dovuti uscire entro le 9. Hanno una deroga che è stata rilasciata giustamente dall'amministrazione comunale, però non si può andare avanti a deroghe. Probabilmente sarà necessaria una deroga anche domani, che è festa, non lo so, non si potrà fare, quindi sabato non lavorano, domenica neanche, e noi faremo il fine settimana del 2 giugno, dove si prevede comunque tempo buono. Ci sono tanti tornei in città, ci sono stranieri soprattutto che arrivano in città e non troveranno le spiagge al meglio. Noi non siamo abituati a far trovare le spiagge sporche in questa situazione, quindi c'è abbastanza agitazione da parte degli operatori. Ma di chi è la colpa? La ditta dovrebbe intervenire almeno in situazioni, non dico di emergenza, ma straordinarie, dovrebbe intervenire con mezzi più idonei o maggiori, un maggior numero di mezzi. Ricordiamoci che, almeno a sentire la stampa, la Riviera Romagnola, che sicuramente ha subito molti più danni e molto più materiale, ha ripulito le spiagge già da una settimana, quindi.